spoiler, attenzione, non spoiler. Ci arresta. Fermo, non si può! No, avvisiamo, se volete andare a vedere avanti questo video. Non si può, però lo facciamo lo stesso. Ci arresta, però ragazzi, se non avete ancora visto Star Wars, mettete in pausa, andate a vederlo e poi tornate qua e schiacciate play, perché facciamo una recensione piena di spoiler, perché avrà anche i 5 what the fuck del film. Intanto magari vuoi dire se ti è piaciuto o no. Ma no, a me, guardate, allora, innanzitutto qui abbiamo il fan di Star Wars, proprio quello programmato. Lascia stare. E mentre io sono un pochino più rilassato, cioè non è che sia un fan della prima ora, ho visto i film, però insomma. Allora, io posso dire che nel mio ruolo, dal mio punto di partenza, non mi è dispiaciuto così tanto. Chiaro, c'è una prima ora straordinaria, poi dopo, quando entra in campo Leia, diciamo che il film si autodistrugge, però complessivamente non l'ho trovato detestabile. Beh, come insomma, io da fan invece non fate che parlare. Beh, insomma, da fan, i primi 50 minuti clamorosi, però da fan io un po' mi sono sentito preso per il culo da J.J. Abrams. J.J., cacchio! J.J. ha fatto una specie di remake. Ha fatto remake, reboot, sequel. Ragazzi, J.J. è un uomo d'azienda, lui fa proprio uno studio su quello che la gente vuole e lo sì, sta. Ma io dico una cosa, va bene che J.J. non è un autore, va bene che ha fatto un film costruito, diciamo, a tavolino sul marketing, che non ci ha messo niente di visivamente nuovo, né personaggi nuovi, niente, però almeno J.J. una cosa doveva fare, almeno attenere alle logiche dei 6 film precedenti, almeno diciamo muoversi all'interno di logiche precostituite. Stai spoilerando i what the fuck adesso, perché questi poi dopo. E infatti veniamo ai what the fuck, perché è questa la faccenda. Quinta posizione per Kylo Ren. Kylo Ren, il cattivo che, voglio dire, dovrebbe avere un certo status, un certo carattere, una certa aura spaventosa. È un bimbo minchia. Isterico, è incredibile. Calmiamoci, non facciamo come Kylo Ren. La cosa che a me ha imbarazzato di più sono state le scenette comiche in cui Kylo Ren si incazza e spacca tutto con la spada laser. Un isterico in preda, non so, è incommentabile. Allora, com'è possibile fare un personaggio così? Già il fatto che l'abbiano disegnato così a me un po' mi inquieta. Ma la cosa più incredibile è che gli hanno fatto anche il controcampo comico. Cioè, a un certo punto lui spacca tutto e ci sono gli Stormtrooper che vanno via così tutti spaventati. Ma come si fa? Ma cos'è? Un film con Renato Pozzetto? Ma cos'è? Ma perché, diciamoci la verità, in tanti punti sembra la parodia dei Griffin questo Star Wars, insomma. No, ma poi scusa, va bene ancora quando ha la maschera, ma quando se la toglie, ma come fa, i capelli tutti laccati, precisi, ma che faccia? E poi c'ha le orecchie talmente a sventola che è impossibile poi rimetterselo il casco. Infatti lo aiuteranno in qualche maniera, si metterà delle fascette elastiche per tenersene qua. Io voglio quella lacca comunque. Quarto posto, la spada laser di Luke. Che viene ritrovata a cazzo, per caso, in un pianeta per cui la protagonista insieme a Han e Chewbacca arrivano qui per caso, e nella cantina di questa locanda c'è un bauletto. Il bauletto di Harry Potter. Perché? E dentro c'è una spada laser, che in realtà è l'anello di Frodo, perché richiama il protagonista. Ma non si è mai vista sta roba. Non era stata dispersa, non era. Che fine aveva fatto? Tra l'altro, no, dovranno forse spiegare nelle successive puntate, perché era la spada laser che Luke aveva perso quando suo padre gli aveva tagliato la mano su Bespin, e quindi è caduta nel paese gassoso. Nel pianeta gassoso. In un altro pianeta, quindi adesso. Era in un altro pianeta, adesso ce la ritroviamo qui per caso in una locanda. Che richiama come l'anello di Frodo la protagonista, che la protagonista quando arriva lo tocca esattamente come l'anello di Frodo, gli dà delle visioni. Ma dove siamo lì? Non è Star Wars questo! Non è Star Wars! È un altro film! Ci sono 5 minuti di parentesi in cui c'è un altro film. Quando lei sente le voci e poi le visioni è un po' strano, effettivamente è un tipo di immaginario, un tipo di emozione che di solito in Star Wars non si trova. Io posso solo dire che spero almeno che lo giustificheranno negli altri film. Ma c'è di peggio. Allora, Giorgio, non ti sarà sfuggito che per, diciamo, tutto il piano per distruggere la Starkiller si basa sul fatto che Han Solo dice che attraverso l'iperspazio può portare l'astronave oltre gli scudi
della stella. Forse mi era sfuggito, però adesso l'ho ricostruito. Ma questo è un WTF enorme, perché voglio dire, se innanzitutto il Millennium Falcon può andare oltre gli scudi, ci potevano anche andare i cacciaspaziali, gli X-Wing, e quindi chi se ne frega di distruggere gli scudi spaziali. Ma soprattutto, mi sputtani completamente anche le trilogie precedenti, perché vuol dire che anche nelle prime Morte Nere potevano fare questa roba qua senza fare tutti gli sbattimenti, andiamo sulla luna di Endor. No, basta, schiacci il pulsante, fai l'iperspazio, poi dall'altra parte spari i missili e basta, è finita. Ma si sono distratti un po', quindi, qua mi sembra che siano un attimino inciampati, però se qualcuno ha delle spiegazioni scrivete nei commenti. Questa Luca è una vergogna, questa proprio, perfino io, non come fan della saga, proprio come uomo medio che va al cinema, diciamo che gli sceneggiatori insomma sono andati un po' avanti a super scazzo, hanno preso degli scorciatoi, a un certo punto hanno detto dobbiamo risvegliare un personaggio. Numero uno, non si capisce perché BB-8 si chiama quello nuovo, BB-8 c'ha una mappa e non si, cioè un pezzettino di mappa e non si capisce niente, ma perché gli hanno dato un pezzettino di mappa e il resto della mappa manca già lì, perché non so, però il vero World of Fuck è R2D2 che si sveglia R2D2, cioè, allora c'è R2D2 che è lì. Ora voi dite, fosse tipo un cellulare, uno smartphone, basta attaccare la batteria e riparte, invece no, hanno messo lì R2D2, questo sta spento e nessuno si domanda perché, se si può riaccendere, se c'ha una spina, se perché, deve dare una botta, sta lì, dorme, perché la tecnologia ha preso una piega strana in Star Wars. Non sono più dei robot che gli umani utilizzano in qualche maniera, sono dei personaggi stanti, quando uno si mette in risparmio energetico, uno non toccano, mica gli vorremmo rompere i coglioni, no? È lì che riposa, ragazzo, gli vorremmo rompere i coglioni. Anche quando i vostri computer vanno in risparmio energia, non lo toccano. Magari mettete lì, dici, magari si sta riposando, no? Aspettiamo che si risvegli. Non è che c'ha una batteria, una spina, qualcosa, sta lì. Io mi sembra anche che quando erano in bozza, in fase di bozza, J.J. Abrams voleva intitolarlo Il risveglio di R2D2. No, ma la cosa bellissima è che in un mondo, quindi, in cui ci sono astronavi che vanno alla velocità della luce, pianeti che esplodono, questo robottino sta lì arrugginito e dorme, nessuno. Beh, d'altronde aveva solo la mappa per trovare Luke Skywalker, che stanno cercando tutti, perché disturbarlo? E qui torniamo all'inizio, ma perché deve avere una mappa, che gli manca un segmento, Cristo? Ma c'è ancora di peggio, vediamo la numero uno. Allora, qua siamo allo sputtanamento totale, perché voglio dire, tutto Star Wars, tutto il mondo Star Wars è basato sulla forza, che è praticamente quasi diventata una religione per alcuni, e puoi sputtanarmi proprio la forza. Allora, sputtanare la forza e sputtanare Star Wars. Dai, JJ! Luca, fammi dire una cosa seria. Allora, la forza, uno se la deve anche un po' conquistare, la deve trovare dentro di sé, è una metafora del percorso personale che ognuno di noi fa nella vita, no? Cioè, in qualche modo è anche dei fin di formazione. È un fin di formazione, la forza la devi trovare dentro di te, devi maturare. No. Qui in 5 minuti la protagonista fa dei tentativi, anche che sembra appunto la parodia di Griffin. fa i tentativi con lo Stormtrooper, quello che poi è Daniel Craig, che dice: liberami! Luca, torna in redazione! Luca, torna in redazione! Va bene. Capito? Così. Ma si può. È una pazzia, Poi impara a usare lo spada laser in 2 secondi. Ma d'altro, ma voglio dire, al di là del senza addestramento! JJ, l'addestramento! Ma poi voglio dire, a questo punto, al di là del fatto che non fa addestramento, a questo punto, povero Luke, fa proprio la figura del pirla, perché ci ha messo 3 film per diventare uno Jedi, questa con i maestri più bravi dell'universo, questa qua ci mette 5 minuti a diventare bravo come lui. Com'è sta facendo? Luca, torna in redazione! Torna in redazione!